Due anni davvero difficili segnati da pandemia e lockdown che inevitabilmente hanno innescato gravi conseguenze, oltre alla salute dei cittadini e al portafogli di aziende e famiglie. Il biennio 2021 ha segnato un punto di cambiamento epocale sia nel modo di vivere, ma soprattutto in ambito lavorativo. Per sopperire a tutte le difficoltà è servito l'aiuto delle istituzioni. L'amministrazione comunale di Vicenza in questi 2 anni ha messo sul piatto oltre 12 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza. Questi 4 milioni provengono dal Fondo di solidarietà comunale e 6,5 milioni arrivano dallo Stato. In questi 2 anni di pandemia abbiamo lavorato in sinergia tra Giunta e Consiglio Comunale e con la collaborazione di tutti gli uffici per aiutare famiglie e imprese a ripartire e superare un momento critico, lo ha spiegato il sindaco Francesco Rucco. La nostra intenzione è continuare nella stessa direzione, pur nei limiti delle possibilità di bilancio, ma con lo stesso impegno con il quale siamo riusciti a gestire una situazione pandemica mondiale. Che ha cambiato fortemente la nostra città. Nel 2020 l'importo destinato a attività e cittadini ha raggiunto i 7,5 milioni di euro. Un terzo di questi sono andati al sociale, a sostegno delle famiglie con buoni spesa, bonus per le utenze, fondi per sostenere il costo di affitto. Aiuti sono giunti per le cure domiciliari, l'assistenza degli anziani. Una somma di circa 1,2 milioni di euro è stata assegnata per sostenere le famiglie nelle rette degli asili, pagamento mense e trasporto scolastico. Le attività sportive hanno beneficiato di circa 270.000 euro. Sono stati stanziati 150.000 euro a favore delle associazioni comunali che usufruiscono di locali comunali adibiti a centri per anziani. La somma è stata garantita tramite riduzione di canoni affitto. Le misure per il rilancio della cultura sono state sostenute con 330.000 euro. L'iniziativa ha visto coinvolto parcheggi resi gratuiti per circa 2 mesi, infine 100.000 euro destinati all'implementazione dei servizi digitali, 50.000 impiegati per le spese di sanificazione della polizia locale.